Loro distruggono la vita a milioni di persone, ma distruggono anche la loro vita. Ma se noi vogliamo avere un comportamento eroico, se noi vogliamo avere un percorso di stregoneria, allora noi dobbiamo imparare a guardarci attorno e a capire cosa sta succedendo. Perché se non riusciamo a capire ciò che sta succedendo, allora non serve nessuna magia, perché siamo vuoti, ci hanno costruito vuoti e abbiamo scelto di essere vuoti. Bene, 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole chiamare. Torno a ripetere. Pronto? Ciao Ivan. Ciao. È abbastanza bene. Un po' stanco, insomma, sono in piedi dai 4, però. Ah, sì, in piedi dai 4. Come niente, forse, insomma, ecco. Beh, dimmi. Niente, cosa ho avuto qua, che sei una pagina, che sei una strafia di pedofilia tra il nord e il sud, adesso che sei la faccenda di... Ma quello che... La faccenda di... De Rigliano, per esempio, del paese sì, Rigliano, sì. Schierà sì. Uno scandalo veramente, schierà il paese contro, cioè non contro, con, capito? Con la pedofilia, sì. Cioè, ma tieni presente che anche Di Noto è sceso a difendere anche Di Noto, cioè senza sapere come prove, che i giudici hanno detto che le prove lancinare, che vede le prove. Ma vedi, quello che faranno i giudici è, dal mio punto di vista, è poco importante, perché loro devono decidere sulla base di dati, ma il marcio del paese, il marcio delle emozioni di queste persone uccide. E siccome un paese anche su qua, non stiamo a parlare sempre paesi bassi, anche paesi del nord, qua, paesetti chiusi, in nicchia, vedo capito, paesetti sì. Che difende a spada tratta, difende perché lei è un vicino di casa, perché è un conoscente, perché è una brava maestra, perché non puoi fare un corso del genere, perché no, bisogna difendere, ma chi c'è che difende il puteo da 4 anni, 5 anni? Sì, ma il problema è che ci sono molti gradi di violenza, cioè la violenza sessuale, la violenza che è ultima, cioè, tante violenze che non vengono chiaramente perseguite, ma devono portare all'indignazione. La violenza psicologica, ma scherziamo, ma siamo dire dare i numeri, ma cioè, almeno so come che va fuori questa situazione qua, però spero almeno che sia dei supporti, dei prove, dei supporti che se è successo qualcosa, spero che porti a un fine, insomma. Il problema è che qui abbiamo una ventina di ragazzini messi molto male. Questi i problemi ci sono. Adesso la magistratura dovrà stabilire la responsabilità, però ci sono dei disastri. I disastri, i rovinati qua, sei così. Infatti. Rovinati. E dopo faranno i morti come ha fatto Chitti, no? Prima volta Chiatti è stato violentato dal prete e ha ammazzato due bambini. Quando sono andati a intervistare il prete, ma lei perché ha violentato Chiatti? Ormai è andato in prescrizione. Lasciatemi in pace. Cioè, ma non gli fotteva niente, no? Rovinati, cioè, e non si è finita chissà sti qua adesso cosa che succede. Non so, che ne altri 80, che si devono indagare. Comunque sul giornale su Repubblica che c'è insomma un articolo, oltre che quei naturalmente che non sto qua a ripetere del paese. La famiglia cattolica in declino, calano battesimi e nozze religiose. Ma è una società che sta cambiando, capito? La gente è inutile che i cattolici si facciano le guerre, no. Devono solo prendere atto della realtà che esiste e dopo diffondono pure la loro fede, però senza violenza. Dopo il profilattico in omaggio, stop ai fondi, ecco. Stop ai fondi e il profilattico. Sì, infatti. Cioè,
sempre in Dio, noi sì, siamo sì. sempre in Dio. Sì, poi siamo in un paese in cui si votano dei partiti laici, no? Esatto. Tipo il Partito Democratico, cioè il PDS, no? E poi i vertici del PDS vendono gli elettori come se fossero del bestiame ai cattolici integralisti della Margherita. La Margherita. Cioè, Margherita. Sì, vabbè, gli metteranno il cilicio così imparano. No, cammina, beh, no, non mi interessa come cammina, quello che fanno è veramente allucinante. Dunque, Corriere della Sera, chi vota l'aborto non faccia la comunione. Il Papa parla in difesa della vita e scomuniche. Sì, se parla in difesa dello stupro della vita. Purtroppo aveva ancora. Oggi firmai quella legge 29 anni fa, spero che il peccato sia prescritto. No, adesso parla. Almeno il respiratore. Sì, va bene. Dunque, USA, adesso ti parla, dunque, la battaglia dei brevetti, USA e India, la guerra dello yoga. Gli Stati Uniti brevettano posizioni e teorie e rivolta in nome della tradizione. Sì. Vuoi brevettare lo yoga negli Stati Uniti? Sì, beh, siamo allucinanti. Siamo veramente da via con... Sì, sì, beh, effettivamente è folle. Va bene. Va bene, ciao Ivano, buona giornata, ciao, ciao. Siamo davanti a una società che purtroppo sta pagando in maniera... Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi sono da Anna, diciamo, dalla provincia di Verona. E per sapere se vi sento, vorrei sapere se si devo dire e far. Perché sono qua che ropeto con la radio per vedere se vi c'è. Stiamo parlando dei Dico, stiamo parlando... Adesso che stai parlando ti sento. Mi senti? Prova. Sì, prova. Stiamo parlando delle aberrazioni del cristianesimo che sta tentando di distruggere la società civile. Dai. Di questo stiamo parlando. Sei okay. Da solo? Ti posso dare del tuo? Sì. Ok, dimmi, veloce. Okay. Dai, parla, dimmi, c'è qualche altro persona in linea? Va bene, ciao bella, ciao. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Pronto? Dimmi. Pronto? Dimmi, ciao. Ciao, sono Andrea da Cilea qua. Sì? Ma spiegami una roba, no? Se mi devo ascoltare prima. Ma perché ogni volta te la fate con questa chiesa? Perché stuprano bambini ogni volta? Perché distruggono la società civile? Perché tentano di distruggere la Costituzione della Repubblica? Perché stanno tentando di costruire la società civile in un campo di sterminio? Perché stanno aggredendo le persone più deboli? Come capire una roba, no? Sì, allora, il macellaio di Sodoma e Gomorra dice che lui è il padrone delle persone e le può ammazzare come vuole. La Chiesa Cattolica dice che è il padrone delle persone e le può ammazzare come vuole. Dice che le persone devono fare quello che vogliono lei e dice che la nostra Costituzione fa schifo. Per cui non è che posso permettermi di... Dimmi, dai. No, ma mi vuoi sapere, vai. Chi che stupra? Sono i cattolici? Sì, sono i cattolici. Sì, sì, sì. Ah, perché fa parte della loro cultura. Che dopo la trasmettono l'educazione. Secondo me è una gran cazzata. Ok, ciao. E il problema è che fa parte della struttura educazionale del cattolicesimo. È il cattolicesimo che induce allo stupro dei bambini. Perché è solo il cattolicesimo. L'Islam e l'ebraismo è la stessa cosa per noi, cioè non cambia assolutamente niente, trasformano le persone in oggetti da possedere, per cui che poi il violente o meno è abbastanza per lui secondario, diventa importante per la magistratura, perché questa violenza ultima, violenza sessuale, la magistratura la considera come elemento di reato, mentre invece non considera elemento di reato costringere le persone a pregare, per esempio, mentre lo è un elemento di reato molto grave. Però se glielo dire a un magistrato, dice: come facciamo a mettere in galera 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni di persone? Chiaramente pronto? Ti dice: come facciamo a mettere in galera tutte queste persone? Chiaramente non le possiamo, però sta di fatto che se non nasce l'indignazione nella società civile per questa tipologia di comportamento, chiaramente continueremo ad avere un presidente della Repubblica Napolitano che omaggia un Ratzinger. Ma Ratzinger è responsabile di stupro di bambini. Ratzinger è uno stupratore di bambini riconosciuto. Ratzinger ha fatto tutta una serie di azioni per stuprare i bambini. Il Presidente della Repubblica omaggia un terrorista stupratore di bambini.
Io so benissimo che non è questo interesse napoletano che napoletano considera, ma è questa che è la vita sociale, è questa che è la cura costituzionale che napoletano è chiamato a difendere. Purtroppo non gliene ha fatto un cazzo a nessuno della nostra società civile. I politici prendono i voti, li vendono, li commerciano. Gli amministratori comunali sputano sulle persone, sui loro bisogni, pur di avere i voti da una parte all'altra. Cioè, siamo in una società dove un potere di amministrazione, che dovrebbe essere al servizio dei cittadini, in realtà non li, dei cittadini li considera soltanto come mezzi per farsi dare i voti quando li considera. Cioè, non esiste differenza tra Fassino, Berlusconi, Fini o Bertinotti. Cioè, si mettono in ginocchio tutti davanti al Dio padrone che rappresenta l'incarnazione della monarchia assoluta. E allora, se ci abbiamo dei politici che esaltano la monarchia, che esaltano intimamente la monarchia assoluta, dopo aver prestato giuramento al dettato costituzionale, come può funzionare una società civile? Io so benissimo che Zanonato qui a Padova le stronzate che ha fatte saranno eliminate soltanto dalla magistratura, perché sono cose gravi quelle che ha fatto. Ma chi lo ha votato? Non lo ha votato per disarticolare le istituzioni di questo paese, ma lui lo ha fatto. E siamo veramente una cosa gravissima. Siamo davanti a delle persone, degli amministratori, che si credono un Dio padrone per poter stuprare le persone. E questa è la violenza di questa società civile. Se non vi piace quello che ho detto, vi ricordo che a Padova c'è sempre il pubblico ministero Calogero, se volete ci facciamo quattro chiacchiere, non è nessun problema per questo, però sta di fatto che si sta tentando di distruggere la società civile e non gliene frega niente a nessuno. Provateci un po' a pensare, alla fin fine, dei bambini stuprati, a chi gliene frega? Di noto si è fatto tanta propaganda quando lui come prete aggrediva gli altri che erano sempre cristiani educati da lui a stuprare bambini, da lui e dalla sua banda a stuprare bambini, ma raramente denunciava preti se non quando era costretto, e la sua azione era solo quella di proteggere il Vaticano e il suo diritto di stuprare bambini, perché ricordatevi che solo il pazzo di Nazareth viene arrestato col bambino nudo ed è un'indicazione dottrinale sempre seguita dalla Chiesa Cattolica. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi ricordo che se non siete in grado di guardare la società in cui viviamo, e se non siete in grado di ritenere preziosa la società in cui viviamo, non esiste nessun percorso di stregoneria che potrete percorrere. Nella trasmissione di questa sera, dalle ore 19 alle ore 20, concluderò il discorso sulla percezione e la selezione della capacità di percezione del soggetto dei fenomeni del mondo, per cui appuntamento per ore 19. Adesso vi lascio col Liscio di Alvise. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.